Buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti. Prima di tutto permettetemi di ringraziare l'IFEL per avermi chiesto di essere qui oggi a parlare dell'attestazione degli obblighi di pubblicazione da parte degli organismi di valutazione. Un altro pensiero va a tutti i dipendenti comunali che in questi giorni stanno facendo un grandissimo sforzo per consentire che le misure previste dal governo siano poi realmente realizzate nei loro territori. Mi presento brevemente, mi chiamo Michele Solla e mi occupo di servizi e formazione a dipendenti di enti locali, amministrazioni del Servizio Sanitario Nazionale e alcuni enti statali, fra cui il CNR e l'Istituto del Commercio Estero. Nel corso della mia attività professionale mi sono specializzato in gestione, misurazione e valutazione della performance, nell'organizzazione e realizzazione di sistemi di controllo interno e in prevenzione della corruzione e trasparenza amministrativa. Passiamo quindi a vedere gli argomenti che tratteremo nel corso della giornata di oggi. Come ogni anno, anche quest'anno le amministrazioni saranno tenute a fare l'attestazione degli obblighi di pubblicazione, in particolar modo i loro organismi di valutazione, sia organismi indipendenti di valutazione, sia nuclei di valutazione. E quindi mi è sembrato utile potervi fornire alcune indicazioni, alcune informazioni utili. Cominceremo con una trattazione degli obblighi, dei principali aspetti operativi legati alla gestione degli obblighi di trasparenza e poi mano a mano andremo a approfondire gli obblighi che l'ANAC ha scelto quest'anno per l'attestazione della trasparenza. Chiuderemo il webinar. Scusate che sono abituato a stare in aula e quindi è una situazione per me completamente nuova. Quindi ogni tanto farò riferimento alla giornata e non al webinar. E quindi dicevo, chiuderemo il webinar con un approfondimento sull'attività di vigilanza che l'ANAC intende realizzare nel corso dell'anno 2020 rispetto agli obblighi di trasparenza. Quindi, cominciando con gli aspetti operativi per la corretta gestione degli obblighi di trasparenza, soffermiamoci brevemente su una definizione che il Consiglio di Stato dà di trasparenza, ovvero un mezzo per porre in essere azioni amministrative più efficaci e conformi ai canoni costituzionali e un obiettivo a cui tendere, direttamente legato al valore democratico della funzione amministrativa. Sulla base di questo, quindi, la trasparenza è uno degli aspetti fondamentali. È uno degli aspetti fondamentali che l'ANAC ha ribadito in sempre più occasioni e in particolar modo ha ribadito all'interno dei piani nazionali anticorruzione. Nel corso del tempo i piani nazionali anticorruzione, partendo dalla riforma del 2016 e quindi dall'unificazione fra gli aspetti legati alla prevenzione della corruzione e quelli della trasparenza, si sono occupati anche di trasparenza. Si sono occupati di trasparenza in che modo? Come una delle principali misure per la prevenzione della corruzione. E quindi l'ANAC nel tempo ha chiesto alle amministrazioni di inserire all'interno dei propri piani sempre più elementi che riguardassero la trasparenza. I principali sono sicuramente tre. Quindi quello che tutti conosciamo, lo schema che indichi rispetto a ciascun obbligo espressamente i nominativi o la posizione dei soggetti o degli uffici responsabili di trasmettere e pubblicare i dati all'interno della sezione amministrazione trasparente. Successivamente, nel corso del tempo, in particolare con l'aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione e con il Piano Nazionale Anticorruzione 2019, l'ANAC ha consentito alle amministrazioni all'interno dei propri piani di definire i termini entro i quali si prevede l'effettiva pubblicazione di ciascun dato. Immagino che tutti quanti sappiate, all'interno del decreto legislativo 33, che disciplina la normativa in materia di trasparenza, sono previsti tempi di pubblicazione differenziati, che tra breve vedremo. Le amministrazioni nei propri piani anticorruzione però possono specificare che cosa vuol dire la pubblicazione annuale, semestrale, trimestrale o tempestiva. Ovvero,
entro quando il dato che deve essere pubblicato, ad esempio, semestralmente, verrà pubblicato entro il mese successivo alla scadenza del semestre di pertinenza, entro i 2 mesi successivi, entro i primi 15 giorni successivi. Ogni amministrazione può disciplinarlo all'interno del proprio piano triennale anticorruzione. E l'ultima indicazione, questa invece di carattere operativo, legata alla pubblicazione, inserire espressamente all'interno di quelle sezioni che non vengono compilate perché non pertinenti rispetto alle caratteristiche organizzativo-funzionali dell'amministrazione, un'indicazione che fornisca questa informazione. Questo anche per consentire sia a chi effettua i controlli o le attestazioni, come in questo caso, ma anche a chi consulta la sezione amministrazione trasparente di sapere che quella sezione è vuota non perché l'amministrazione sia carente nella pubblicazione, ma perché quel tipo di dato non è pertinente rispetto all'ente che sta visionando. Altro aspetto importante, e questo anche comune a tutti i dati di pubblicazione, è la loro completezza e la qualità. Quindi la maggior parte dei dati dovrebbero essere esposti in tabelle, dovrebbero riportare in maniera chiara tanto la data di aggiornamento quanto la data di pubblicazione iniziale, in modo da dimostrare in maniera chiara quando è stato aggiornato per l'ultima volta quel dato e quando è stato pubblicato, e questo poi si ricollega anche ai tempi di pubblicazione e di permanenza delle informazioni all'interno delle sezioni amministrazione trasparente. Le pubblicazioni ovviamente dovrebbero essere riferite a tutti gli uffici e tutte le articolazioni organizzative dell'ente, rappresentare correttamente il fenomeno che intendono descrivere e riportare tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative. Ulteriore elemento da tenere in considerazione, abbiamo già cominciato a parlare, è l'aggiornamento. L'aggiornamento, come sappiamo, l'articolo 8,1 del decreto legislativo 33 prevede che i documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatori ai sensi della normativa sono pubblicati tempestivamente sul sito dell'amministrazione, salvo diverse tempistiche di pubblicazione previste stesso dagli articoli che trattano ciascuna pubblicazione. Quindi, laddove non ci sia una indicazione specifica da parte della normativa in merito all'aggiornamento, l'amministrazione è tenuta alla pubblicazione e all'aggiornamento tempestivo. Come vi dicevo poco fa, ovviamente potete all'interno dei vostri piani anticorruzione effettuare una disciplina di questa tempestività. Quindi tempestività potrebbe eventualmente essere entro i 30 giorni successivi dalla formazione dell'atto, i 15 giorni successivi dalla formazione dell'atto e così via. Inoltre, per aggiornamento non si intende necessariamente la modifica del dato, ma potrebbe anche essere un semplice controllo per verificare che il dato pubblicato sia ancora attuale. Ad esempio, i curriculum vitae dei dirigenti o dei titolari di posizione organizzativa potrebbero essere controllati annualmente per verificarne l'attualità e, qualora questa venisse verificata, si potrebbe tranquillamente non provvedere a un aggiornamento. Sempre in materia di aggiornamento, vi dicevo prima, abbiamo diverse tipologie di aggiornamento. Abbiamo gli aggiornamenti annuali, ovvero dati che per loro natura non subiscono frequenti modifiche, come ad esempio i dati relativi ai costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti. Abbiamo dati con aggiornamento semestrale, ovvero dati che subiscono un aggiornamento, ma per i quali una loro pubblicazione tempestiva potrebbe essere eccessivamente onerosa a livello organizzativo e di risorse dedicate. In realtà, per esempio, rispetto ai provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dei dirigenti amministrativi, oramai buona parte delle amministrazioni con cui collaboro, anzi la quasi totalità, provvede a questo tipo di pubblicazione attraverso link diretti a archivi storici dell'albo pretorio, piuttosto che direttamente all'albo pretorio, poi attraverso funzionalità di ricerca o di classificazione delle informazioni pubblicate di volta in volta. Ulteriori due specifiche di aggiornamento sono quella trimestrale, per esempio i tassi di assenza del personale,
e l'aggiornamento tempestivo. Aggiornamento tempestivo, per esempio, gli atti di concessione, sovvenzione, contributi, sussidi e ausili finanziari, che saranno poi oggetto fra poco di approfondimento perché è obbligo da attestare. La maggior parte, in realtà, degli obblighi contenuti nell'allegato 1 alla delibera 1310 dell'ANAC, che è la delibera che rivede l'albero della trasparenza a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 97 del 2016, in realtà hanno un obbligo di pubblicazione tempestivo. Obbligo di pubblicazione tempestivo che, vi ripeto, può essere disciplinato all'interno dei piani nazionali, dei piani triennali di prevenzione della corruzione, ma che in alcuni casi, e ad esempio proprio gli atti di concessione, sovvenzioni, ausili finanziari, deve essere contemperato con ulteriori obblighi cui è collegato il dato. E li vedremo nel momento in cui andremo ad approfondire poi lo specifico tema. Altro aspetto da tenere in considerazione è la durata delle pubblicazioni. Di norma, tutto ciò che viene pubblicato all'interno della sezione amministrazione trasparente viene pubblicato e deve rimanere pubblicato per 5 anni a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui quello in cui il dato è stato pubblicato. E comunque, fin tanto che gli atti pubblicati producono i loro effetti. Ci sono poi dei casi particolari, invece, per i quali gli anni non sono 5, ma 3. In particolare parliamo dei componenti degli organi di indirizzo politico e amministrativo, i titolari di incarichi dirigenziali e i titolari di incarichi di collaborazione e consulenza. Questi obblighi di pubblicazione e soprattutto la loro durata ovviamente si collegano direttamente, mi permetto una brevissima digressione, agli aspetti legati alla privacy e alla tutela della privacy dei soggetti che consentono la pubblicazione di questi dati. Il rispetto di questi obblighi e quindi il fatto che dopo 5 o 3 anni, a seconda del tipo di obbligo che stiamo valutando, i dati debbano essere rimossi dal sito, viene a collimare con il diritto all'oblio che è previsto all'interno del nuovo regolamento europeo. Quindi anche in questo caso le amministrazioni dovrebbero essere accorte a che questi periodi di pubblicazione vengano rispettati. In alcuni casi alcune piattaforme di pubblicazione che ho visto utilizzare ad alcuni enti fanno questo in automatico. Hanno degli automatismi all'interno, conoscendo la data di pubblicazione, possono facilmente calcolare i 5 anni o i 3 a seconda dell'obbligo e quindi provvedere in autonomia a oscurare Forse, il dato. anzi, sicuramente Il si è dato bloccato. ovviamente deve essere oscurato, non deve essere cancellato, non deve essere più accessibile attraverso la rete internet. Ma non deve essere cancellato perché comunque i dati rimangono sempre accessibili Dottor Solla. attraverso l'istituto dell'accesso civico generalizzato. Quindi l'amministrazione deve continuare a detenere queste informazioni perché potrebbero sempre essere richieste attraverso l'accesso civico generalizzato. Un ultimo aspetto Se ha delle da altre, prendere in le chiedo di considerazione, chiudere, dottor Solla, vedo le che la chiedo mia di rete chiudere se li ha aperti sta altri applicativi che possono degradando incidere sulla banda. molto. Spero che mi Ok, continuate tentiamo, vada. a sentire. È tutto chiuso. No, Chiedo allora ai partecipanti. è tutto Chiedo staccato allora ai dalla rete, ho partecipanti di avere staccato un pochino tablet, di pazienza, purtroppo, telefoni, come sapete qualsiasi tutti in questo cosa. momento Ho storico, scollegato le dalla reti rete sono in modo che ci assolutamente fosse solo sovraccariche, il portatile quindi che io portate davanti. un pochino di pazienza e cercate, ecco, di seguire. Mi scuso. Allora, adesso sembrerebbe che va meglio, speriamo che mantenga.
Stavamo parlando dell'ultimo aspetto generale che riguarda le pubblicazioni in amministrazione trasparente, ovvero il formato e il tipo di dati aperto. È importante che i dati pubblicati in amministrazione trasparente siano pubblicati attraverso formati aperti riutilizzabili dagli utenti. L'obiettivo principale delle pubblicazioni che vengono fatte in amministrazione trasparente è anche il loro riuso, è anche la possibilità di aggregarli con dati di altre amministrazioni al fine di poterli riutilizzare per le finalità più diverse da quelle che sono state originariamente pensate dall'amministrazione. Tutto ciò è disciplinato ovviamente all'interno dell'articolo 7 del decreto legislativo 33, che pone anche dei limiti a queste possibilità di riuso, ma è importante l'apertura del formato dei dati. Quindi anche laddove si vadano a pubblicare informazioni e documenti, soprattutto che vengono firmati con firma autografa da parte di chi li rilascia, se è possibile sostituire in amministrazione trasparente la pubblicazione con un PDF in formato aperto A, riportando la dicitura che il documento è firmato e detenuto agli atti, il documento in originale è firmato e detenuto agli atti di ufficio. Questa situazione, ovviamente, con l'avanzare dei sistemi di formazione degli atti in formato direttamente digitale con firma elettronica, sta via via migliorando perché sempre più amministrazioni pubblicano gli atti firmati digitalmente e contemporaneamente li pubblicano in estratto in formato PDF aperto. Passiamo ora, dopo aver esaminato gli aspetti generali delle pubblicazioni in amministrazione trasparente, invece ad analizzare e esaminare i diversi obblighi di pubblicazione che sono stati indicati dall'ANAC come soggetti ad attestazione per l'anno 2020. Immagino che tutti quanti lo sappiate o comunque l'abbiate letta, con delibera 213 del 4 marzo 2020 l'ANAC ha fissato gli obblighi di pubblicazione soggetti ad attestazione per gli anni da parte degli organismi di valutazione per l'anno 2020. In particolare parliamo della sezione consulenti e collaboratori, bandi di concorso, attività e procedimenti, sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici, servizi erogati e informazioni ambientali. Alcuni di questi obblighi erano già stati oggetto di attestazione anche negli anni precedenti, qualcuno anche direttamente nell'anno subito precedente, in particolare per esempio le informazioni ambientali. Altri invece erano stati oggetto di attestazione negli anni 2018-2017. Successivamente alla delibera ANAC 213 del 4 marzo 2020, stesso l'autorità con un comunicato del Presidente del 12 marzo 2020 ha posticipato i termini dell'attestazione. Pertanto, i nuovi termini nella delibera ANAC troverete ancora i vecchi termini che tutti conoscevamo, 31 marzo per attestare gli obblighi, 30 aprile per la pubblicazione, sono stati invece posticipati. Quindi gli organismi di valutazione, OIPO, NIV, non fa differenza, dovranno effettuare le attestazioni rispetto alle pubblicazioni effettuate dalle amministrazioni fino al 30 giugno 2020. E queste attestazioni dovranno essere pubblicate nella sezione controlli e rilievi sull'amministrazione, organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe entro il 31 luglio 2020. Quindi le nuove date di pubblicazione diventano 30 giugno 2020 per quanto riguarda l'attestazione degli obblighi, quindi tutto ciò che è pubblicato al 30 giugno 2020. 31 luglio 2020 per quanto riguarda la pubblicazione in amministrazione trasparente dei risultati dell'attestazione da parte dell'organismo di valutazione. Passiamo quindi a approfondire i diversi ambiti di attestazione. Cominciamo con il primo obbligo, consulenti e collaboratori. Questo obbligo si trova nella sezione consulenti e collaboratori e non ha alcuna sottosezione. Principalmente l'obbligo chiede di pubblicare, anche qui in formato tabellare, per ciascun incarico di collaborazione,
gli estremi dell'atto o del provvedimento con cui l'incarico è stato conferito, il curriculum vitae del soggetto, i dati relativi allo svolgimento di altri incarichi o alla titolarità di altre cariche in enti di diritto privato regolati e finanziati dalla pubblica amministrazione, i compensi comunque denominati relativi all'incarico conferito e l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interessi. Per esperienza, i primi 5 elementi, da cui, i primi 4 elementi da pubblicare, scusatemi, di solito si trovano con grande frequenza all'interno di tutte le amministrazioni. L'ultimo obbligo, ovvero l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interessi, invece spesso non si trova all'interno delle sezioni amministrazioni trasparenti. Questa qui è un'attestazione che deve essere fatta da chi ha conferito l'incarico, il quale, a seguito delle dichiarazioni fatte dal professionista a cui l'incarico è stato conferito, dovrà verificarne i contenuti e attestare di proprio pugno il fatto che queste non costituiscano potenziali conflitti di interessi rispetto all'incarico che è stato conferito. Una cosa importante, le pubblicazioni degli atti di conferimento degli incarichi all'interno della sezione amministrazione trasparente, nonché la loro comunicazione alla Presidenza del Consiglio, a quella che prima si chiamava per la PA e che oggi è l'anagrafe delle prestazioni, sono condizioni di efficacia per l'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. Quindi la pubblicazione dell'incarico, e non è sufficiente la pubblicazione in amministrazione trasparente, ma è necessario anche la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri attraverso l'applicativo dell'anagrafe delle prestazioni, sono condizioni per l'efficacia e per la liquidazione dei compensi legati a ciascun incarico, sia stato conferito. Alcuni elementi, pratici per la pubblicazione: i compensi vanno pubblicati al lordo degli oneri sociali e fiscali. Devono essere pubblicati i dati relativi agli incarichi e alle consulenze che non siano riconducibili a contratti di appalto e di servizio. Per praticità, io dico sempre a tutte le amministrazioni che me lo chiedono, tutto ciò che non ha un CID. Nel momento in cui anche voi faceste un incarico legale come servizio da parte del legale, quindi venisse apposto un CID all'incarico, questo non sarebbe più un incarico di consulenza e collaborazione, ma una prestazione di servizio. Prestazione di servizio che a quel punto non sarebbe più sottoposta alla disciplina dell'articolo 15 del decreto legislativo 33, ma alla disciplina dell'articolo 37, ovvero la sezione bandi di gara e contratti. Questo è tanto più vero oggi dove quasi tutto, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo codice degli appalti, passa come prestazione di servizio, quindi anche gli incarichi per le progettazioni di opere o per consulenze tecniche agli uffici tecnici, il più delle volte, oramai lo vedo per esperienza all'interno delle amministrazioni, viene individuato come prestazione di servizio e quindi non più pubblicato all'interno della sezione consulenti e collaboratori, ma nella sezione bandi di gara e contratti. Un'altra informazione importante: vanno ricondotti agli incarichi di collaborazione e consulenza, questo lo chiarisce l'ANAC, anche gli incarichi per commissari esterni a membri di commissione di concorso, componenti del collegio sindacale, componenti del collegio dei revisori dei conti. Quindi anche questi soggetti devono essere inseriti all'interno della sezione consulenti e collaboratori. Per le pubblicazioni in amministrazione trasparente e alla Presidenza del Consiglio, attraverso la piattaforma per la PA, si effettuano queste pubblicazioni. Da un paio d'anni, se non ricordo male, sicuramente fine 2018, inizio 2019, attraverso il portale della funzione pubblica, consulentipubblici.gov.it, è possibile consultare liberamente l'anagrafe delle prestazioni del Dipartimento della Funzione Pubblica. Si possono effettuare ricerche per amministrazione, per nome del soggetto e si possono effettuare ricerche sia rispetto al consulente e collaboratore, sia agli incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti, perché l'anagrafe delle prestazioni contiene contemporaneamente entrambe le informazioni. Ad oggi alcune amministrazioni, data la pubblicità
della banca dati del Dipartimento della Funzione Pubblica non pubblicano più le informazioni all'interno della loro sezione amministrazione trasparente, ma in applicazione della modifica del decreto legislativo 97 del 2016, apportato all'articolo 9 del decreto legislativo 33, si collegano direttamente alla banca dati di Funzione Pubblica, inserendo il link, indicando come è possibile trovare l'amministrazione. Purtroppo chiunque di voi ha provato a fare una ricerca nella banca dati sa benissimo che se cerca un nome di una qualsiasi amministrazione usciranno 4 o 5 record diversi, di cui uno solo popolato e gli altri vuoti. Quindi le amministrazioni indicano il modo in cui cercare la loro amministrazione, e a quel punto chi è interessato troverà all'interno della banca dati del Dipartimento di Funzione Pubblica tutti i dati che abbiamo visto attengono a questo obbligo di pubblicazione. Altra sezione e quindi altro obbligo da attestare nella pubblicazione è quello relativo ai bandi di concorso. Bandi di concorso disciplinati dall'articolo 19 del decreto legislativo 33, non dall'articolo 15. Come scritto nella delibera dell'ANAC. Era scritto così anche nella delibera del 2018 che chiedeva l'attestazione di questo specifico obbligo, quindi l'hanno ripreso dalla vecchia delibera. Comunque, a parte l'articolo che disciplina nello specifico l'obbligo, è un obbligo relativamente semplice. Si deve fare attenzione solamente a alcuni piccoli aspetti. Il primo è che i bandi di concorso da pubblicare sono i bandi di concorso per il reclutamento a qualsiasi titolo di personale presso l'amministrazione e che insieme al bando di concorso devono essere pubblicati i criteri di valutazione che si è data la Commissione e le tracce delle prove scritte. Rispetto alle tracce delle prove scritte è importante sottolineare che vadano pubblicate tutte le tracce, non solo quelle estratte. Quindi va pubblicato l'elenco complessivo delle tracce, delle prove scritte ed eventualmente evidenziate, sottolineate in qualche modo quelle che sono state estratte per la reale, realizzazione delle prove. Questo è quanto deve essere pubblicato rispetto a questo obbligo. Questo obbligo deve rimanere rintracciabile sul sito per i 5 anni successivi, a partire dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui occorre procedere alla pubblicazione. Quindi questo obbligo, per esempio, è uno di quegli obblighi che, come la maggior parte, che rientrano negli obblighi di pubblicazione quinquennali. Quindi, dopo 5 anni, l'amministrazione, come vi dicevo prima, può rimuovere, il bando di concorso, la traccia delle prove scritte e i criteri di valutazione che aveva pubblicato, ma comunque continuare a detenere queste informazioni perché potrebbero sempre essere richieste attraverso un'istanza di accesso civico generale. Prossimo obbligo da attestare è quello delle attività e procedimenti. Non vi nascondo che quando ho visto all'interno dell'attestazione di amministrazione trasparente di quest'anno l'obbligo delle attività e procedimenti, ho immaginato un po' di sconforto che abbia preso diverse amministrazioni. Effettivamente stiamo parlando di uno degli obblighi che richiede più informazioni fra tutti alle amministrazioni. Richiede una grande dovizia di particolari nell'effettuare la pubblicazione dei dati e oltretutto con la relativa ma costante riorganizzazione in corso all'interno delle amministrazioni, nonché con la continua produzione normativa che modifica lo svolgimento dei procedimenti e la realizzazione degli stessi, è uno degli obblighi che richiede che venga fatto un aggiornamento estremamente certosino e costante, sostanzialmente, perché altrimenti potrei trovarmi una sezione che non è più aderente sia all'organizzazione dell'ente, sia alla normativa, sia anche alle persone che lavorano all'interno. Questa sezione nello specifico si compone di due parti, noi ci concentreremo ovviamente molto di più sulla prima, ovvero le tipologie di procedimento. La seconda
chiede l'inserimento dei recapiti telefonici della casella di posta elettronica dell'ufficio responsabile che gestisce e garantisce la verifica e la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni che procedono ad acquisire d'ufficio dati per lo svolgimento di controlli su dichiarazioni sussidiarie. Il primo obbligo, invece, quello delle tipologie di procedimento, richiede che venga fatta una pubblicazione, anche qui in formato tabellare aperto, che ne consenta l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo. Con riferimento alle tipologie di procedimento, vi dicevo, devono essere indicati moltissime informazioni. In particolare, partiamo con una breve descrizione del procedimento, tutti i riferimenti normativi utili per lo svolgimento del procedimento, l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria, l'ufficio e i recapiti che si occupano del procedimento. Se diverso, vanno indicato anche l'ufficio competente per l'adozione del procedimento finale, e in quel caso vanno indicati il nome del responsabile e tutti i recapiti anche di questo ufficio. Nei procedimenti a istanza di parte vanno individuati atti e documenti da allegare, la modulistica necessaria, i facsimili per le autocertificazioni, gli uffici a cui rivolgersi per informazioni e presentazioni delle istanze. Ma non abbiamo finito qui, perché sempre rispetto alle tipologie di procedimento dovremo andare a individuare le modalità con cui gli interessati possono ottenere informazioni relativamente a procedimenti che li riguardano e che sono in corso, i termini fissati dalla normativa per la conclusione del procedimento. I procedimenti per i quali i provvedimenti dell'amministrazione possono essere sostituiti da una dichiarazione dell'interessato o che si concludono con il silenzio assenso, e non abbiamo finito purtroppo, perché abbiamo gli strumenti di tutela sia intermedi sia finali, quindi sia verso il procedimento nel corso del suo svolgimento, sia verso il procedimento finale adottato dall'amministrazione. L'indicazione di link per l'accesso ai servizi online o eventualmente l'indicazione dei tempi previsti per l'attivazione dei servizi online, le modalità per effettuare i pagamenti, i nomi dei soggetti a cui attribuire il nome, scusate, del soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo, e con questo abbiamo finito gli obblighi di pubblicazione. Come vi dicevo quando ho introdotto quest'obbligo, vi ho detto che è uno di quelli che richiede, insieme alla sezione bandi di gara e contratti, più informazioni rispetto a quasi tutti gli altri che conosciamo. Ed è un obbligo che deve essere costantemente aggiornato. Alcune semplificazioni introdotte a seguito del decreto legislativo 97 hanno, in un certo senso, consentito di agevolare l'attività di aggiornamento. Perché non c'è più l'obbligo di pubblicare il nome del responsabile del procedimento, è sufficiente pubblicare l'ufficio responsabile. Questo, per esempio, ci dà la possibilità di evitare di dover aggiornare le informazioni all'interno dell'elenco qualora un collega vada in mobilità in un altro ente o vada in pensione. È stato abrogato l'obbligo di pubblicare i risultati delle indagini di customer satisfaction. E per indagini di customer satisfaction ovviamente è stato abrogato l'obbligo di pubblicare quelle relative alle attività e ai procedimenti. Vedremo più avanti che rispetto a un'altra sezione, oggetto anche quella di attestazione quest'anno, invece l'obbligo delle indagini di customer satisfaction è rimasto. E è stato abrogato l'obbligo di pubblicare eventuali convenzioni che regolamentano le modalità di accesso ai dati secondo quanto previsto dal codice dell'amministrazione vigente. Quindi, rispetto alla sezione attività e procedimenti, l'attività principale che dovrete svolgere di qui a giugno, qualora non abbiate ovviamente già svolta nei periodi precedenti, è di effettuare una verifica e, laddove necessario, aggiornamento delle informazioni che riguardano ciascun procedimento che sia stato mappato all'interno delle griglie che avete pubblicato all'interno del sito. Vi ripeto, è importante, oltre all'inserire tutte le informazioni che abbiamo appena esaminato, che queste informazioni siano accessibili in formato aperto e quindi siano liberamente scaricabili e riutilizzabili, e quindi possano essere acquisite da chiunque accede al sito.
Ulteriore sezione da attestare, e mai come in questo momento di attualità, è quella delle sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici, disciplinata dagli articoli 26 e 27 del decreto legislativo. Per fortuna, almeno ad ora, gran parte dei contributi che con grande dedizione le amministrazioni comunali stanno provvedendo a istruire per procedere all'erogazione, non arriveranno alle soglie previste dalla normativa per la loro pubblicazione. Quindi, almeno quello, vi sarà, risparmiato, non dovrete provvedere alla pubblicazione. Però, per tutto ciò che supererà le soglie che vedremo, la pubblicazione dovrà necessariamente essere fatta. E in tema di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici, non avete obblighi di pubblicazione, solo voi amministrazioni, ma vi farò scoprire che gli obblighi di pubblicazione sono anche in carico ai soggetti percettori. Quindi anche loro devono in qualche modo provvedere a effettuare delle pubblicazioni. Comunque, partiamo con l'esame di questo obbligo di pubblicazione e per l'analisi faremo riferimento alla delibera ANAC 59 del 2013, sebbene antecedente alla riforma portata dal decreto legislativo 97 del 2016, vi posso assicurare, l'ho esaminata e studiata e rappresentata in più di un'occasione anche in aula, vi posso assicurare che è assolutamente attuale e chiarificatrice dal punto di vista di questo tipo di pubblicazione. La sezione si compone di due sottosezioni, in particolare l'elenco delle sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici e criteri e modalità con cui questi vantaggi vengono erogati. La sezione criteri e modalità è estremamente semplice, devono essere pubblicati all'interno di questa sezione tutti i regolamenti che disciplinano l'erogazione di qualsiasi tipo di sovvenzione, contributo, sussidio o vantaggio economico. Nell'altra sezione, atti di concessione, vanno pubblicati i provvedimenti di concessione. In particolare, cominciando ad esaminare l'articolo 26, le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi della legge 241 del 90, i criteri e le modalità con cui vengono erogati le sovvenzioni, i contributi e i sussidi. Qui stiamo parlando della sezione criteri e modalità di erogazione. Dopodiché, invece, pubblicano anche gli atti di concessione delle sovvenzioni. Quali atti vanno pubblicati? Vanno pubblicati tutti gli atti di importo superiore a 1.000 euro. L'importo superiore a 1.000 euro, ma nel caso in cui i soggetti beneficiari siano controllati di diritto di fatto dalla stessa persona fisica o giuridica, ovvero gli stessi gruppi di persone fisiche o giuridiche, vengono pubblicati anche i dati consolidati di tutti. Inoltre, la soglia, dei 1.000 euro. Lo vedremo più avanti, ma fa riferimento all'anno solare. Quindi, se un soggetto nell'anno solare riceve tre contributi da 500 euro, ovvero 1.500 euro di contributi, a quel punto dovrò provvedere alla pubblicazione delle erogazioni. Anche nel caso delle pubblicazioni di concessioni di contributi, sussidi e vantaggi economici, la pubblicazione costituisce condizione di efficacia legale del provvedimento che dispone l'erogazione. La mancata o incompleta o ritardata pubblicazione, sia che rilevata d'ufficio sia che rilevata dall'interessato, può essere utilizzata anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione. Quindi è molto importante considerare che anche nel caso di questo obbligo vadano pubblicate le informazioni perché costituiscono condizione legale di efficacia dei provvedimenti che vengono adottati. Ovviamente, e questo immagino tutti quanti lo sappiate, nell'effettuare la pubblicazione deve essere escluso completamente tutto ciò che all'interno di quei provvedimenti riguarda lo stato di salute, la situazione di disagio economico-sociale degli interessati. Quindi tutte le informazioni che potrebbero far risalire a situazioni di disagio sia fisico, psichico o economico devono essere oscurate all'interno delle pubblicazioni.
Un altro appunto, questo vale un po' in generale, lo volevo fare prima soprattutto nei curriculum vitae, perché molte volte si trova nella pubblicazione dei curriculum vitae dei professionisti. Il garante della privacy è stato estremamente chiaro da questo punto di vista. Qualora pubblichiate curriculum vitae sottoscritti con firma autografa da parte di chi lo rilascia, è importante oscurare la firma autografa. Questo perché potrebbe essere estrapolata attraverso appositi software dal file PDF che voi avete pubblicato e potrebbe essere utilizzata per essere apposta su altre tipologie di documento che nulla hanno a che vedere col documento per il quale è stato rilasciato la firma, ovvero il curriculum vitae da pubblicare in amministrazione trasparente. Ecco, stessa cosa nel caso in cui pubblichiate domande con firma autografa anche in questa sezione. Quali sono le informazioni da pubblicare nella sezione relativa agli atti di concessione? Il nome dell'impresa, dell'ente e tutti i dati fiscali o altre informazioni che riguardino il soggetto beneficiario, l'importo del vantaggio economico, la norma o il titolo a base dell'attribuzione, l'ufficio, il funzionario o il dirigente responsabile del relativo procedimento, le modalità che sono state utilizzate per individuare il beneficiario, e l'eventuale link al progetto selezionato o al curriculum del soggetto incaricato. In aggiunta a questo, il secondo comma dell'articolo 27 prevede oltretutto che queste informazioni vengano organizzate in elenchi annuali per amministrazione. Tant'è vero che all'interno oramai della maggior parte dei siti delle amministrazioni, nella sezione atti di concessione, vengono presentati dei link a ciascun anno all'interno dei quali io poi potrò trovare l'elenco corrispondente all'anno interessato. Facciamo solo una precisazione, perché più volte mi è capitato di trovare all'interno di provvedimenti che nulla hanno a che vedere con concessioni di contributi, sussidi e vantaggi economici, ovvero provvedimenti che affidano servizi a professionisti o a soggetti giuridici, di trovare alla fine che le pubblicazioni sarebbero state fatte ai sensi dell'articolo 26. No, quelle vengono fatte ai sensi dell'articolo 27. Per sovvenzioni, sussidi, contributi e vantaggi economici si intendono tutti quegli atti che comportano un effettivo vantaggio economico, diretto o indiretto, mediante l'erogazione di incentivi, di agevolazioni nei confronti di un soggetto. Quindi non il pagamento di corrispettivi a fronte di prestazioni professionali, piuttosto che di esecuzione di opere di lavori pubblici, di servizi o di forniture. Quindi il contributo o il sussidio è il vantaggio che io erogo, non è il pagamento di una prestazione. Vi dicevo che gli importi devono essere superiori ai 1000 euro, vi dicevo che l'obbligo e la soglia è da intendersi sia si è erogata con un unico atto, sia erogata con diversi atti nello stesso anno solare, e quindi eventualmente sommata e pubblicata. Le pubblicazioni devono essere effettuate tempestivamente e comunque prima della liquidazione delle somme oggetto del beneficio. Questa è direttamente la delibera ANAC 59 che ce lo indica. Qualora si provveda a revocare un'erogazione di un contributo, sussidio o vantaggio economico, non si deve eliminare la pubblicazione effettuata in amministrazione trasparente, ma integrare con il provvedimento che ha predisposto la revoca o l'annullamento del beneficio. Questa è la pubblicazione annuale che abbiamo già affrontato prima. Le modalità di pubblicazione devono essere in formato aperto e tabellare e devono escludere tutti i dati relativi a salute, situazioni di disagio economico o sociale degli interessati. Vi dicevo che però l'obbligo non è solo vostro, l'obbligo è anche in carico ai soggetti beneficiari. Infatti, con la legge 124 del 2017, in particolare i commi dal 125 al 129, è stato introdotto un nuovo obbligo di trasparenza in capo ai soggetti beneficiari, e in particolare due tipologie di soggetto, le associazioni e le imprese. Questi soggetti, nel momento in cui
ricevono contributi, sussidi o vantaggi economici da parte della pubblica amministrazione superiori a 10.000 euro devono provvedere a effettuare una pubblicazione. Segnatamente la pubblicazione da effettuare è per le associazioni all'interno entro il 28 febbraio all'interno del sito, del loro sito. Per le imprese invece gli importi dovranno essere pubblicati, ovvero inseriti in realtà, nella nota integrativa al bilancio ordinario e, se esistente, anche al bilancio consolidato. Le cooperative sociali invece che svolgono attività in favore degli stranieri devono pubblicare trimestralmente nei propri siti internet o portali digitali l'elenco dei soggetti a cui sono versate le somme per lo svolgimento dei servizi che erogano. Vi starete chiedendo perché vi sto raccontando queste cose. Per un motivo particolare, perché la sanzione in caso di mancato rispetto degli obblighi che stiamo vedendo è la restituzione delle somme erogate. Il fatto è che con un pronunciamento del Consiglio di Stato su richiesta del Ministero dello Sviluppo Economico nel marzo 2018 è stato stabilito da questo pronunciamento del Consiglio di Stato che i controlli devono essere svolti da chi ha erogato i contributi. È stata fissata la decorrenza a partire dall'anno 2018, quindi con pubblicazione entro il 28 febbraio 2019 o entro la data di adozione dei bilanci per quanto riguarda i soggetti giuridici, quindi le imprese, e è stato stabilito che l'applicazione della nullità e relativa restituzione delle somme si applica solo alle imprese e non alle associazioni e fondazioni. Capite bene quindi che per tutto ciò che riguarda i contributi che andate a erogare a imprese, qualora ne erogaste, è ovvio, superiori a 10.000 euro, è l'amministrazione erogatrice, ovvero voi, che siete responsabili di controllare che nella nota integrativa al bilancio sia stata inserita l'indicazione rispetto all'erogazione che la società riceve. Qualora questo non fosse avvenuto, dovreste provvedere a riscuotere la somma entro i 3 mesi successivi dalla decorrenza dell'obbligo. Quindi è un ulteriore obbligo di controllo che ricade in capo a voi. Capite bene quali sono le implicazioni in caso di controlli esterni sulla società che non dovesse aver pubblicato un contributo superiore a 10.000 euro che il vostro ente ha erogato e quindi i soggetti deputati ai controlli esterni all'interno delle società verrebbero sicuramente presso l'amministrazione a chiedere quali atti e quali provvedimenti ha fatto per riscuotere la somma ai sensi delle disposizioni normative che stavano. Immaginate quale sarebbe il risultato qualora l'amministrazione non avesse posto in essere alcuna azione per riscuotere. Successivo obbligo soggetto ad attestazione è quello relativo ai servizi erogati. Obbligo che già vi ho detto essere stato oggetto di attestazione negli anni precedenti. In questo caso la sezione servizi erogati che si trova all'interno di amministrazione trasparente si compone di una serie di sottosezioni, carte dei servizi e standard di qualità, class action, costi contabilizzati, liste di attesa e servizi erogati. Ecco, per esempio, liste di attesa. È una delle sezioni dove, per tutte le amministrazioni che non fanno parte del Servizio Sanitario Nazionale, dovrà essere messa in maniera chiara una dicitura che l'obbligo non è pertinente rispetto alla tipologia di amministrazione, in modo tale che nell'effettuare le verifiche, si abbia un'attestazione visuale e immediata che quell'obbligo non, compete all'amministrazione. È uno dei pochissimi per le amministrazioni locali che non compete. In realtà, gli altri sono quasi tutti di competenza anche delle amministrazioni locali. La prima sottosezione che esaminiamo è quella della carta dei servizi e degli standard di qualità. In particolare, devono essere pubblicate carta dei servizi o analogo documento nel quale sono indicati i livelli minimi di qualità dei servizi e quindi gli impegni che l'amministrazione ha assunto nei confronti degli utenti per garantire il rispetto degli standard fissati. Visto che ci troviamo a
approfondire questo obbligo. Ho fatto un brevissimo approfondimento, non vi voglio annoiare sicuramente, ma ho fatto un brevissimo approfondimento rispetto alla carta dei servizi, perché è uno strumento estremamente importante nelle amministrazioni e probabilmente a seguito del periodo che stiamo attraversando e quindi a seguito della forse continua e esplosione di servizi online per i cittadini, diventerà un elemento ancora più utile da parte dell'amministrazione. Innanzitutto un breve quadro generale. Le carte dei servizi vengono introdotte, diciamo così, all'interno del nostro ordinamento con una direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del gennaio 1994 che reca principi sull'erogazione dei servizi pubblici. A seguire una serie di provvedimenti, il DL 163 del 95, il Decreto Legislativo 286 del 99 e il DL 1 del 2012, ritornano sull'argomento, riprendendolo e dandogli maggior vigore. In particolare il più recente, il DL1 del 2012, valorizza ulteriormente con l'articolo 8 le carte dei servizi rispetto all'efficacia che possono avere e ne sancisce il valore vincolante, essendo fonte di regole cogenti. Quindi gli impegni che io vado a indicare all'interno della mia carta di servizi in termini di standard, cui mi atterrò nell'erogazione dei servizi dell'amministrazione, diventano regole cogenti per l'organizzazione. Successivamente sono arrivati un'altra serie di provvedimenti, due delibere dell'allora CiVIT, in particolare le linee guida per la definizione degli standard di qualità, le linee guida per il miglioramento degli strumenti per la qualità dei servizi pubblici e successivamente nel 2012 e 2013 con la legge 35 e con il decreto legislativo 33, che ha sancito poi l'obbligo di pubblicare la carta dei servizi all'interno delle sezioni di amministrazione. Quindi a livello normativo il quadro, come molto spesso accade, nel nostro ordinamento è estremamente ampio e ha varie sfaccettature. Ma quali sono le finalità principali di una carta dei servizi? È un documento attraverso il quale l'ente erogatore di servizi assume degli impegni nei confronti degli utenti, riguardo all'erogazione dei servizi e quindi alle modalità, agli standard di qualità e alle tutele che l'utente ha rispetto a eventuali disservizi. I principi generali contenuti all'interno di una carta di servizi riguardano principalmente il principio di uguaglianza, la garanzia di pari trattamento tra le diverse categorie o fasce di utenti, il fatto che i servizi debbano essere erogati in maniera continuativa e il fatto che gli utenti debbano essere trattati con obiettività, giustizia e imparzialità e il fatto che siano garantiti tanto il diritto alla partecipazione del cittadino quanto l'efficacia e l'efficienza dell'ente erogatore. Abbiamo poi ulteriori principi che riguardano principalmente l'indicazione e la definizione di standard di qualità del servizio, elementi relativi alla semplificazione delle procedure anche tramite l'informatizzazione. E qui ritorniamo al perché nel preparare la giornata di oggi ho voluto soffermarmi un attimo sulla carta dei servizi, perché nei servizi online, ancora di più che nei servizi fisici in presenza, è importante fissare degli standard di qualità e degli standard di servizio. Nei servizi in presenza c'è il rapporto umano, il rapporto diretto, che quindi permette di eventualmente superare anche le eventuali criticità o idiosincrasie insite all'interno dei procedimenti amministrativi. Nei servizi online invece siamo tutti quanti davanti a un monitor, una tastiera e un mouse e quindi eventuali malfunzionamenti. Ne abbiamo avuto assoluta dimostrazione agli inizi del mese di aprile, immagino sappiate a cosa faccio riferimento. Eventuali disservizi vengono percepiti dal cittadino in maniera estremamente critica, in maniera estremamente negativa. Quindi proprio in queste situazioni è ancora più importante avere una carta di servizio o comunque aver fissato degli standard rispetto ai servizi che vengono erogati. All'interno della carta di servizi dovrò promuovere e individuare tutte le informazioni utili per il servizio, dovrò individuare meccanismi per verificare il rispetto degli standard che mi sono dato,
individuare e predisporre procedure di ascolto e customer satisfaction e in caso di disservizi consentire il diritto alla tutela da parte del soggetto interessato. Quindi questo è un po' il panorama generale di una carta dei servizi. Procedendo con la sezione, passiamo ai costi contabilizzati. È una delle pubblicazioni, ve l'avevo portata come esempio all'inizio, che viene fatta annualmente. Annualmente le amministrazioni provvedono a individuare i servizi erogati agli utenti sia finali che intermedi, contabilizzando e monitorando nel tempo per ciascuno di essi i relativi costi. Anche questo è un obbligo abbastanza articolato. Perché? Perché fa riferimento all'articolo 10,5 del decreto legislativo 279 del 97. In particolare vi voglio fornire alcune informazioni, ovvero che cosa si intende per servizi. Per servizi si intendono le funzioni elementari, finali e strumentali cui danno luogo i diversi centri di costo per il raggiungimento degli scopi dell'amministrazione. I centri di costo ai quali fa riferimento devono essere individuati in coerenza con il sistema dei centri di responsabilità dell'amministrazione. Quindi, se ho un'articolazione in aree, settori con a capo un dirigente, al di sotto ho un'articolazione in posizioni organizzative, dovrò fare riferimento tanto alle posizioni organizzative, quindi agli uffici, ad esempio, o ai servizi, quanto ai dirigenti che sono a livello superiore. E in base alla definizione dei servizi finali e strumentali, il Ministero, ma questo riguarda le amministrazioni centrali, individua indicatori idonei a consentire la valutazione di efficienza, efficacia ed economicità, mentre per tutte le altre amministrazioni provvedono gli organi di direzione politica o gli organi di vertice. Quindi nelle amministrazioni dovrebbero essere gli organi di direzione a individuare questi indicatori di efficacia, efficienza ed economicità. Questo si ricollega naturalmente con le previsioni del testo unico rispetto al controllo di gestione integrato all'interno del sistema dei controlli interni che è supervisionato dal segretario generale, ma vede come parte attiva anche l'organo di indirizzo politico in termini di pianificazione, programmazione e poi di rendicontazione dei risultati. Passando al successivo obbligo, sempre all'interno della sezione servizi erogati, troviamo i servizi in rete. Le pubbliche amministrazioni, questo è un obbligo di pubblicazione che discende direttamente dal codice dell'amministrazione digitale, le pubbliche amministrazioni consentono agli utenti di esprimere la soddisfazione rispetto alla qualità dei servizi in rete, anche in termini di fruibilità, accessibilità e tempestività del servizio reso, pubblicando sui propri siti i dati risultanti, incluse le statistiche di utilizzo. Come vi dicevo, per quanto riguarda la sezione attività e procedimenti, l'obbligo dei questionari di customer satisfaction, in particolare della pubblicazione dei risultati, è stato abrogato dal decreto legislativo 97 del 2016. Rispetto invece ai servizi in rete, devono essere pubblicati i risultati dei questionari che vengono fatti dalle amministrazioni. Non solo i risultati dei questionari, ma anche le statistiche di utilizzo. Nel corso del tempo, sempre più siti amministrazione trasparente si stanno popolando dei contatori delle visite. Oramai quasi tutte le piattaforme più comuni utilizzate per effettuare pubblicazioni di amministrazione trasparente stanno facendo comparire statistiche di pubblicazione. Questo perché da almeno un paio d'anni, se non di più, la relazione annuale che i responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza delle amministrazioni devono rendere all'ANAC, quella che tecnicamente a norma del comma 8 dell'articolo 1 della legge 190 dovrebbe essere entro il 15 dicembre, ma che poi in realtà è sempre posticipata al 31 gennaio dell'anno successivo, richiede se la sezione amministrazione trasparente è dotata di un contatore delle visite e chiede quindi anche di individuare quante sono le visite alla sezione amministrazione trasparente. Quindi un po' tutte quante le amministrazioni mano a mano si stanno dotando di questo. Ecco, questo tipo di informazione andrà pubblicata anche però per tutti gli altri servizi che vengono erogati in modalità online. Quindi anche per eventuali altre piattaforme che doveste utilizzare,
Attualmente la maggior parte delle amministrazioni si stanno attivando e si erano attivate e si stanno continuando ad attivare per erogazione di certificazioni anagrafiche di stato civile, per pagamenti attraverso il sistema e la piattaforma PagoPA. Ecco, anche le statistiche d'uso di quelle piattaforme lì dovranno essere inserite e pubblicate all'interno di questa sezione, possibilmente con a fianco anche i risultati di una indagine sulla soddisfazione dell'utenza rispetto all'utilizzo di quei servizi in termini di accessibilità, tempestività e anche fruibilità. Con la sezione informazioni ambientali individuata dall'articolo 40 del decreto legislativo 33, concludiamo gli obblighi di pubblicazione soggetti ad attestazione. In particolare, questo obbligo di pubblicazione si trova all'interno si trovava già all'interno dell'attestazione dello scorso anno. Siccome è un obbligo di pubblicazione che chiede alle amministrazioni di pubblicare le informazioni in materia ambientale di cui dispongono per l'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, è un obbligo che non vi richiede di formare elenchi o di realizzare elaborati per la pubblicazione. Vi chiede semplicemente di pubblicare tutto ciò di cui voi disponete rispetto alle informazioni ambientali, ovviamente se ne dispone. Quindi la mia idea è stata quella rispetto ai diversi ambiti di pubblicazione contenuti all'interno dell'obbligo di indicarvi magari in maniera generale alcune fonti di livello ovviamente generale, quindi nazionale, da cui possiate attingere informazioni in materia ambientale relative al vostro ente e quindi relative al vostro territorio. Cominciamo con lo stato dell'ambiente. Chiede di pubblicare informazioni relative allo stato dell'ambiente e degli elementi, la qualità dell'aria, dell'atmosfera, dell'acqua, del suolo e così via. Beh, rispetto a queste informazioni, rispetto a questo obbligo di pubblicazione, potete sicuramente fare riferimento al rapporto, ambiente di sistema pubblicato dal Sistema Nazionale di Protezione Ambientale, oppure all'annuario dei dati ambientali pubblicato dall'Istituto Superiore di Protezione e Ricerca Ambientale, al rapporto nazionale sui pesticidi nelle acque, al rapporto sul consumo di suolo, sulla mappa nazionale del dissesto idrogeologico, rapporti sulla qualità dell'ambiente urbana e all'annuario dei dati ambientali. Tutte informazioni pubblicate dall'ISPRA, liberamente accessibili all'interno del sito dell'istituto, che quindi possono essere, inserite all'interno di questa sezione. Passando invece alla seconda parte, al secondo ambito, parliamo di fattori inquinanti. In questo caso parliamo di fattori inquinanti quali sostanze, energia, rumore, radiazione, rifiuti, anche quelli radioattivi, emissioni, scarichi e altri rilasci in ambiente. In questo caso si potrebbe fare riferimento sicuramente all'ARPA, istituita all'interno di ogni provincia, per rumore e eventualmente radiazioni, all'ISPRA con il Catasto Nazionale dei Rifiuti o al portale delle province, ciascuno la propria, ovviamente, per quanto riguarda tutta la materia degli scarichi e delle emissioni in ambiente. Passando al prossimo obbligo, vediamo invece le misure incidenti sull'ambiente e relativa analisi di impatto. In questo caso, quindi, ci viene chiesto di pubblicare, sempre qualora abbiamo a disposizione le informazioni, misure anche amministrative, quali politiche, disposizioni legislative, piani, programmi, accordi anche di natura amministrativa, incidenti sugli elementi e sui fattori dell'ambiente e analisi costi-benefici o altre tipologie di analisi nell'ambito delle stesse. In questo caso potreste fare riferimento ai documenti che vi elenco, qualora adottati, ovviamente si intende, quindi piani di azione antirumore, piano d'azione per l'energia sostenibile, piani energetici comunali, piani della telefonia, piano solare comunale, piano di zonizzazione comunale, piano regionale, interventi per la qualità dell'aria. Questi sono alcuni degli esempi, probabilmente voi ne avrete tanti altri da suggerirmi rispetto a questi ambiti. Rispetto alle misure di protezione dell'ambiente, quindi misure o attività che sono finalizzate a proteggere gli elementi ambientali, anche qui corredate da analisi costi-benefici o analisi di ipotesi economiche, potrebbe essere utilizzata la valutazione ambientale strategica, la VAS, inserita nei documenti del piano del PGT.
rispetto alle relazioni sull'attuazione della legislazione, invece, qui possiamo far riferimento, ce lo chiede stesso l'obbligo, alla relazione del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio, alla relazione, per esempio, di Legambiente o alla relazione Istat sull'attuale legislazione in materia ambientale. Ultimi due ambiti, stato della salute e della sicurezza umana. Qui si può fare riferimento al rapporto sul territorio ISPRA che contiene informazioni relative allo stato della salute e della sicurezza umana, comprese le contaminazioni della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio e così via. Mentre rispetto alla relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero dell'Ambiente, e qui è molto semplice, si può fare riferimento direttamente alla relazione pubblicata all'interno proprio del sito del Ministero. Quindi con questo abbiamo finito l'approfondimento degli obblighi di attestazione. Sto vedendo le domande che continuano a crescere nelle colonne alla mia destra. Ovviamente non è facile leggere le domande e contemporaneamente esporre le slide, quindi vado avanti anche con l'ultima parte, completando l'esposizione degli argomenti che ci eravamo prefissati. E poi eventualmente passiamo a rispondere a qualche domanda, magari le più frequenti. Vi dicevo, l'ultimo aspetto che andremo a approfondire è quello dell'attività di vigilanza dell'ANAC. Sarò brevissimo perché l'attività si svolgerà attraverso le verifiche d'ufficio o verifiche su segnalazione, e questo è evidente. Rispetto alle verifiche d'ufficio, queste verranno fatte nei siti web istituzionali e riguarderanno l'avvenuta pubblicazione entro il 31 luglio della griglia e dei documenti di attestazione da parte degli OIB e degli obblighi di trasparenza. Questo controllo, verificata la pubblicazione, passerà ovviamente l'ANAC a esaminare i contenuti delle attestazioni, confrontandoli con i dati effettivamente pubblicati all'interno dell'amministrazione. Quindi verificherà la coerenza tra quanto attestato dall'organismo di valutazione e quanto pubblicato sul sito. Nel caso in cui si dovessero rilevare discordanze, sarà fatta una segnalazione agli organi di indirizzo dell'amministrazione per i casi di mancata o ritardata attestazione degli obblighi. In aggiunta a questo, verrà svolta invece l'attivazione di controlli da parte della Guardia di Finanza. L'attività di vigilanza, anche qui o d'ufficio su segnalazione, può seguire un controllo documentale da parte della Guardia di Finanza. Sarà effettuato mediante estrazione a campione casuale semplice delle amministrazioni, quindi questo al fine di garantire l'imparzialità e le stesse probabilità per tutti i soggetti di entrare a far parte del campione. Questo è quanto rispetto a quello che riguardava gli argomenti che ci eravamo prefissati. Lascerei quindi adesso questo spazio che rimane per le domande che sono arrivate e che ho visto essere numerosissime. Allora. Allora. Ricomincio dall'inizio, poi piano piano le scorrerò. Quindi come si fa a lasciare traccia dei controlli effettuati sui dati poi non aggiornati? Anche lì si potrebbe ipotizzare di inserire una terza informazione. Vi dicevo, come è scritto nella slide, aggiornamento vuol dire anche che io ho effettuato un controllo. Quindi se la piattaforma lo consente, è ovvio, ci deve aiutare l'informatica in questo caso, di inserire una data di ultimo aggiornamento anche in maniera manuale, quindi non necessariamente dovendo caricare un nuovo documento per poter far apparire la data di ultimo aggiornamento, potrei effettuarlo. Altrimenti l'unico modo che mi viene in mente dal punto di vista proprio tecnico-informatico, diciamocela così, è caricare un documento, eventualmente anche lo stesso che io ho controllato e verificato essere ancora attuale, in modo da lasciare una traccia che la verifica è stata fatta. Mi dicono, scusi, ma il link all'albo storico dovrebbe essere fuori norma, perché se si
vedessero altre notizie oltre a quelle di cui lo specifico articolo dei provvedimenti amministrativi, si incorrerebbe in violazione in quanto risultano visibili atti per i quali non è prevista la visione se non espressamente prevista da specifica normativa. Sì, allora, vi ho detto, molte amministrazioni procedono in questo modo. In realtà, rispetto alla pubblicazione nella sezione attività, nella sezione provvedimenti degli organi di indirizzo politico e dei dirigenti, l'obbligo chiede una pubblicazione semestrale di elenchi di provvedimenti, quindi non del provvedimento in senso stretto, quindi del documento. Le amministrazioni dovrebbero provvedere semestralmente a individuare un elenco dei provvedimenti rispetto alle tipologie indicate nell'obbligo. Ma un elenco, numero, oggetto, data, soggetto che l'ha sottoscritto, l'eventuale accesso a quei documenti è poi soggetto alle diverse tipologie di accesso che possono essere civico generalizzato o documentale 241 del 90 a seconda della tipologia del provvedimento e delle finalità dell'accesso. A seguito della scadenza dei termini di pubblicazione, in nome del diritto all'oblio, consente di far transitare i dati pubblicati in un ambiente archivio accessibile solo alla PA? Sì, se la vostra piattaforma lo consente, sì. Le sezioni archivio sono sparite dopo il decreto legislativo 97 del 2016, che le ha sostanzialmente rimosse. Il dato o è pubblicato per 5 anni o non è più accessibile. Voi, vi ripeto, se le vostre piattaforme, che alcune ho visto che lo permettono, consentono di non far più vedere all'esterno il dato pubblicato, ma mantenere all'interno della piattaforma, uso interno, le pubblicazioni effettuate, lo potete fare, perché vi ripeto, anche quelle informazioni lì, ai sensi delle disposizioni in materia di accesso agli atti e in particolare accesso civico generalizzato, rimangono sempre accessibili, anche superati i 3 o 5 anni di pubblicazione obbligatoria in amministrazione trasparente. Dal 2015 al 2017 sul consulente e collaboratori non si possiedono dichiarazioni di altri incarichi, poiché in anagrafe delle prestazioni non veniva richiesto. Potrebbe essere oggetto di valutazione negativa. È uno degli elementi da pubblicare, quindi l'OIV potrebbe effettivamente effettuare una verifica. Considerate che le pubblicazioni del 2015 a oggi non saranno più visibili perché le avete dovute rimuovere, il consulente e i collaboratori rimangono pubblicati per 3 anni a partire dal 1 gennaio dell'anno successivo, quindi le avrete rimosse alla fine del 2019, quelle degli anni 2016 e seguenti a oggi sono ancora visibili. Allora, il mio ente usava il link per la PA che non funziona più. Come si può ovviare per la PA? Non funziona da tempo. Il link che vi ho inserito nelle slide è funzionante, quindi potete accedere. Vi ripeto, non è facile trovare la propria amministrazione perché è stata denominata nel corso del tempo in diversi modi, con codici davanti che la identificano e quindi non sempre è rapido e immediato individuare l'amministrazione. Vado un po' avanti perché sennò rispondo solo a quelli di contributi di consulenti e collaboratori, che è la prima sezione che abbiamo trattato. Vorrei vederle un po' tutte. I contributi. Per esempio, i contributi per autonoma sistemazione sisma vanno regolarmente pubblicati, non sono coperti da privacy. Il contributo va pubblicato, vanno coperte tutte le informazioni. A oggi, nella maggior parte delle sezioni amministrazione trasparente, contributi, sussidi e vantaggi economici, visto che gli enti per la maggior parte erogano contributi, sussidi e vantaggi economici a soggetti in difficoltà di qualsiasi natura, vi ripeto, fisica, psichica o economica. Le pubblicazioni sono un numero di protocollo, una data, un importo e la norma o il titolo che ha dato luogo all'erogazione. Non ci sono dati relativamente a nomi, cognomi, codici fiscali e altre informazioni. Quelli vanno tutti coperti assolutamente. Ok, sì, può essere anche questo un modo, indicare l'attestazione dell'assenza di conflitto di interessi all'interno della determina. Vi chiarisco però che l'obbligo chiede di attestare l'avvenuta verifica, non l'assenza fra il responsabile, l'assenza di conflitto di interessi fra il responsabile del procedimento e il soggetto incaricato
di una collaborazione o consulenza. Quindi è importante che se lo inserisco all'interno della determina di affidamento dell'incarico, non inserisca solo di attestare l'assenza di conflitto di interessi fra il responsabile del procedimento e il consulente o collaboratore, ma di attestare di aver verificato che le dichiarazioni fatte in materia di conflitto di interessi non generino situazioni di conflitto di interessi a 360 gradi. Quindi è importante questo. Si può fare anche all'interno del provvedimento, comunque sia, quello sì. Perché il collegio sindacale va inserito nella tabella consulenti e collaboratori? Perché è l'ANAC che ce lo indica nelle sue indicazioni operative, quindi è quella la motivazione sostanzialmente. Sto andando avanti perché sennò continuo con i consulenti e collaboratori. I componenti della commissione di gara per l'affidamento di servizi o lavori con offerta economicamente più vantaggiosa, se interni in bandi di gara e contratti, se esterni in consulenti e collaboratori, vanno inseriti anche all'interno. Ovviamente gli interni no, e poi anche in bandi di gara e contratti gli esterni, perché a differenza della sezione relativa ai concorsi, in bandi di gara e contratti i componenti della commissione devono pubblicare anche il loro curriculum più tutte le dichiarazioni e attestazioni. Allora, vado avanti perché sennò continuiamo con le consulenti e collaboratori. No, rispetto ai concorsi, le tracce delle prove scritte, l'obbligo di trasparenza, mi chiedono se vanno pubblicate anche le domande delle prove orali. No, vanno pubblicate le tracce delle prove scritte. Quindi l'obbligo da questo punto di vista è assolutamente chiaro. Nel caso di affidamento della preparazione di testa a notizia esterna, quali sono gli obblighi di pubblicazione? Per questo vi rimando, a fine mese ci sarà un webinar tenuto dal mio collega Alessandro Gasbarri proprio su tutta la tematica, sull'area di rischio, concorsi per soggezione del personale e progressioni di carriera. Avrebbe una trattazione un po' lunga in questo caso, lì verrà affrontata in maniera dettagliata, perché affronteremo proprio e esclusivamente tutto l'ambito che riguarda la gestione del personale. Non necessariamente, mi chiedono se i procedimenti vanno deliberati in consiglio comunale prima di essere pubblicati, facendo una modifica al regolamento dei procedimenti. Se nella vostra amministrazione il procedimento è organizzato in questo modo, sì. Ma non necessariamente devono essere approvati con un atto formale né da parte del Consiglio né da parte della Giunta. È un'attività di raccolta di informazioni e di pubblicazione di informazioni prevista dalla legge, quindi poi se volete dare ufficialità alla cosa potete tranquillamente farlo attraverso l'approvazione di una delibera. La pubblicazione delle tracce del concorso deve ovviamente avvenire alla fine delle operazioni concorsuali e non durante il loro espletamento. Sì, nel caso in cui mi chiedono se il concorso sia pubblicato da un comune capofila, nel caso in cui due o più comuni associati fra loro bandiscano un concorso, è sufficiente mettere il link? Sì, questo oramai è assolutamente previsto dall'ANAC, è possibile fare link e rimandi sia all'interno della sezione amministrazione trasparente dello stesso ente, sia a sezioni amministrazione trasparente di altri enti di pari livello o sovraordinati che detengono informazioni. L'avete visto quando vi ho presentato l'ultima sezione, le informazioni ambientali, tutte quelle informazioni lì voi potete tranquillamente pubblicarle all'interno della vostra sezione informazioni ambientali semplicemente facendo un link alla sezione corrispondente del sito dell'Istituto Superiore per la Ricerca Ambientale piuttosto che del Ministero o dell'Istat o degli altri soggetti che ho nominato, quindi in maniera assolutamente diretta, insomma. Per la sezione tipologia di procedimento è possibile inserire un link che rimanda ad altra sezione inserita nel sito istituzionale? Sì, è una cosa che ultimamente sto
vedendo. I siti istituzionali hanno all'interno, si stanno organizzando sulla base delle nuove linee guida Agid, non più per ufficio, ma per servizio. Questo per aiutare i cittadini a orientarsi, quindi non devo più sapere che per aprire il bar devo andare all'ufficio commercio che è incardinato all'interno del servizio lavori pubblici, ma troverò direttamente ufficio commercio oppure pratiche per le attività commerciali. Quindi sì, è possibile fare rimandi all'interno del vostro sito. L'importante è che le informazioni contenute in questa ulteriore sezione del vostro sito rispettino i criteri di pubblicazione, quindi che siano complete sotto tutti i punti di vista e che siano aggregate, quindi che io possa reperirle in maniera aggregata attraverso un elenco unico e non dovendo sfogliare singolarmente le schede di ogni singolo procedimento, perché questa è un'altra cosa invece che ho visto in alcuni siti. Io ho nella sezione amministrazione trasparente l'elenco dei procedimenti e basta. Dopodiché ho a fianco un pulsante dettagli che mi manda una scheda contenente tutti i dettagli, ma se io poi voglio scaricare l'elenco dei procedimenti comprensivo dei dettagli non ho modo. Questo non rispetta gli obblighi di trasparenza che abbiamo visto. E allora, a proposito sempre degli obblighi di attività e procedimenti, è possibile pubblicare la mappatura allegata nel piano triennale di prevenzione della corruzione integrata con i riferimenti ai recapiti del responsabile del procedimento, ovvero dell'ufficio responsabile? Nì, nel senso che avete visto quante sono le informazioni contenute nella sezione attività e procedimenti. Alcune di quelle informazioni sicuramente possono essere utili anche ai fini della mappatura dei processi, e sottolineo processi, per la prevenzione della corruzione. Alcune di quelle informazioni non hanno particolari significati ai fini della prevenzione della corruzione. Quindi unire i due elenchi potrebbe essere fuorviante sia per la finalità dell'elenco dei processi di prevenzione della corruzione e non rendere completa la pubblicazione per quanto attiene alle attività e i procedimenti. Chiedete amministrazioni virtuose nell'adempimento della pubblicazione di attività e procedimenti. Vi ho detto, ho fatto molte ricerche. La difficoltà maggiore non è l'amministrazione virtuosa, ci sono molte amministrazioni che hanno molte informazioni pubblicate, al netto del fatto che sono amministrazioni che non seguo direttamente alcune e quindi non so quanto siano aggiornate le informazioni. Il problema è sempre l'esportabilità dei dati. È difficilissimo che si trovino informazioni facilmente esportabili e anche se esportabili facilmente rielaborabili. Quindi uno dei principi alla base della trasparenza amministrativa non viene rispettata in questi casi. L'OIV può fare anche ora l'attestazione cristallizzando l'analisi a una data certa, esempio 10 aprile? No, perché il comunicato del presidente ANAC chiede agli OIV di attestare lo stato di pubblicazione degli obblighi che abbiamo esaminato al 30 giugno 2020. Quindi l'OIV necessariamente dal 1 luglio 2020 dovrà verificare qual è lo stato di pubblicazione. Poi è ovvio che nessuno vieta che voi facciate oggi l'attestazione e poi la datiate 1 luglio 2020. Quello non lo posso impedire. Ma tecnicamente l'OIV dovrà attestare gli obblighi di pubblicazione al 1 giugno. Al 30 giugno 2020. Attenzione, questo è estremamente importante perché per tutti gli obblighi con pubblicazione tempestiva piuttosto che con pubblicazione trimestrale, almeno il primo trimestre 2020 dovrà essere completo. Il secondo trimestre sarà in itinere, ma il primo trimestre 2020 dovrà essere già stato pubblicato. Quindi a oggi fare l'attestazione, sì, se ho già pubblicato anche gli obblighi trimestrali. Il problema è che tutti gli obblighi tempestivi al 30 giugno non saranno aggiornati. Quindi facendola oggi io non ho la contezza di cosa sarà al 30 giugno le pubblicazioni nella mia sezione. Sì, l'avevo già vista prima, ripeto una domanda. I buoni spesa che si stanno erogando oggi, io vi ho detto che non rientrano nelle pubblicazioni, non perché non rientrano negli obblighi di pubblicazione, è perché al momento le cifre erogate sono al di sotto dei 1.000 euro.
Nel momento in cui doveste erogare bonus superiori a 1000 euro o il bonus spese erogato oggi concorrerà a far superare a dei soggetti percettori di ulteriori contributi da parte dell'amministrazione i 1000 euro, la pubblicazione dovrà assolutamente essere fatta. Quindi io non intendevo dire che il buono spesa non vada pubblicato. Non va pubblicato a oggi per tutti i soggetti primi percettori, diciamo così, visto che gli importi, almeno delle amministrazioni con cui mi sono confrontato, non arrivano mai a superare i 1000 euro. È evidente che se alcuni soggetti che percepiranno il buono spesa già ad oggi avevano percepito contributi, sussidi, vantaggi economici per importi che sommati al buono spesa superano i 1000 euro, la pubblicazione va necessariamente fatta perché è un obbligo di legge a pena di validità del provvedimento assunto. Quindi non c'è nessun problema da quel punto di vista. Vado più avanti, vediamo se troviamo qualcosa anche sulle altre sezioni. Ah, l'ho letto solo ora, scusatemi di leggere anche il nome di chi aveva fatto la domanda. Vi ho detto, era la prima volta che faccio un webinar, quindi non sono molto pratico. Allora, mi chiede Antonio Palazzolo, per quanto tempo deve essere consultabile gli atti posti in amministrazione trasparente? Vi ho detto, di norma, 5 anni a partire dal 1 gennaio successivo alla pubblicazione fatta in amministrazione trasparente. Per alcuni obblighi particolari è previsto esplicitamente all'interno degli articoli che li disciplinano, del decreto legislativo 33, invece sono 3 anni. Al termine di questo periodo il dato non viene cancellato, ne viene solo impedita la visibilità all'esterno. Siamo ancora sui contributi. Allora, Amanda Forte chiede, i risarcimenti dei danni provocati da fauna selvatica rientrano nelle sovvenzioni? Sì, sono comunque un vantaggio economico che voi riconoscete al beneficiario, quindi vanno pubblicati. Caterina Verghetti chiede, per garantire l'anonimato ciascuna amministrazione dovrà darsi delle regole per evitare di oscurare ogni volta dati diversi che possono essere pubblicati attraverso le informazioni poste in amministrazione trasparente? Sì, qui il consiglio che mi sento di dare a tutti, lo do in aula, oggi siamo in tanti quindi lo posso dare a tutti quanti, è di cominciare a predisporre i vostri provvedimenti con il famoso allegato dati personali, dati sensibili, dati privacy, chiamatelo come preferite. Allegato non parte integrante, ma detenuto agli atti d'ufficio dei provvedimenti che adottate. Quindi i dati del soggetto percettore del contributo, sussidio o vantaggio economico non saranno contenuti all'interno del provvedimento, ma in questo allegato appunto detenuto agli atti d'ufficio che verrà utilizzato per l'erogazione del contributo, ma che non essendo parte integrante del provvedimento non sarà pubblicato. A quel punto i provvedimenti possono essere pubblicati in assoluta sicurezza, perché voi sapete che quell'allegato va scartato nel momento in cui io vado a inserirlo all'interno della sezione amministrazione trasparente. Giulia Ombeun, mi scusi per la pronuncia del cognome, pubblicare prima dell'erogazione è difficile quando a 1000 euro ci si arriva con magari tre erogazioni diverse di 400 euro cada una. Non è un problema in quel caso, perché con l'ultima erogazione, cioè quando voi arriverete a superare i 400, i 1000 euro, solo quella a quel punto darà luogo alla pubblicazione. Quindi pubblicherete i benefici concessi precedentemente e quello successivamente. Fino al superamento della soglia dei 1000 euro, l'efficacia del provvedimento non è fondamentale.
Sì, questo sì. Barbara Barabino chiede una precisazione, ne avevo viste anche altre sopra, rispetto al fatto della pubblicazione dei dati di gruppo, rispetto se siano controllati dagli stessi soggetti fisici o giuridici, rispetto sempre alla pubblicazione di contributi, sovvenzioni, sussidi e vantaggi economici. Quella è una specifica che fa l'ANAC nei suoi provvedimenti. Quindi sicuramente la mancata pubblicazione del dato non comporta l'inefficacia della concessione. Perché l'importante è che siano pubblicate le concessioni rivolte ai diversi soggetti del gruppo. È evidente anche qui che però devo stare attento qualora le concessioni sommate del gruppo superino i 1.000 euro e non singolarmente, perché in quel caso è importante provvedere alla concessione, alla pubblicazione delle concessioni del gruppo. Io ci ho risposto. Anche questo. Sì, questo Nadia Bardelloni chiede se è possibile, essendo passati da un vecchio sito a una nuova piattaforma, rimandare al vecchio sito per quanto riguarda le pubblicazioni degli anni precedenti. Assolutamente sì, non siete obbligati a riportare tutte le pubblicazioni nella nuova piattaforma, soprattutto se questo è anche tecnicamente difficile. Ho risposto. Allora, c'è una domanda che riguarda le società partecipate, cioè se questi obblighi siano applicabili alle società partecipate. Per quanto riguarda le società partecipate, dovete fare riferimento alle delibere ANAC che riguardano gli obblighi di trasparenza in materia di società partecipate. Inoltre, nella stessa delibera con la quale sono stati fissati i vostri obblighi di attestazione, cioè quelli per le amministrazioni pubbliche, sono stati fissati anche gli obblighi di attestazione da parte degli OIV per le società partecipate. Sono diversi dai vostri, quindi vanno esaminati diversamente perché riguardano ulteriori obblighi. E Francesca Vacca chiede se i contributi concessi dalla Protezione Civile per l'erogazione da parte del Comune a cittadini e imprese che hanno subito danni per calamità naturali sono soggetti a pubblicazione obbligatoria. Sì, dipende sempre dal livello di importo, quindi se superano i 1.000 euro, ovviamente sì, perché l'ente erogatore siete voi. E avete visto l'ulteriore obbligo, se i contributi che erogate a soprattutto imprese, non tanto a privati cittadini, ma soprattutto a imprese, superano i 10.000 euro, sono anche soggetti a quell'ulteriore obbligo, di trasparenza da parte delle società che hanno ricevuto il beneficio, quindi dovete stare attenti anche a questa, evenienza, sostanzialmente. Mario Gasparini chiede se l'ente non fa un controllo sull'erogazione dei 10.000 euro, ovvero sulla pubblicazione che vi ho spiegato deve essere fatta dalle società, a parte il danno verso se stesso, incorre in qualche sanzione? Sì, è danno erariale, perché l'ente non ha provveduto a riscuotere la somma che per legge dovrebbe richiedere indietro, perché l'erogazione è nulla. La legge lo dispone e voi siete tenuti a intervenire e ad avviare il procedimento di riscossione della somma da parte del soggetto a cui l'avevate erogata. Vi ricordo, solo per le società, non parliamo di onlus o altro. Sempre penso a Anna Barbato. No, Anna Barbato chiede chi dovrebbe effettuare il controllo in questo caso. Chi dovrebbe effettuare il controllo? Dovrebbe essere il soggetto che ha disposto i provvedimenti, perché lui dovrebbe, o almeno sarebbe meglio, perché lui dovrebbe avere contezza di quali provvedimenti di erogazione nei confronti di società. Vi ripeto, le società sono da tenere
più sotto controllo semplicemente perché dovete richiedere il rimborso. Quindi chi ha erogato il contributo dovrebbe conoscere questi dati e quindi intervenire. Un consiglio che vi posso dare, se non ne eravate a conoscenza, adesso che ne siete a conoscenza, eventualmente registrare le informazioni rispetto ai contributi superiori a 10.000 euro che avete erogato, soprattutto a soggetti privati, quindi a società, a imprese, e nel mese di marzo eventualmente fare una comunicazione a questi soggetti ricordandogli dell'obbligo. Vi posso assicurare, perché l'ho constatato personalmente, che alcuni amici che sono commercialisti non erano minimamente a conoscenza, commercialisti e revisori dei conti non erano minimamente a conoscenza di questo obbligo. Quindi, non è detto che consiglino poi le società per le quali predispongono bilanci e nota integrativa al bilancio, né nel seguire le disposizioni dell'obbligo. Vediamo se c'è qualcosa Dottor Solla, la interrompo. Stiamo avviando. Siamo, no, non si su preoccupi. altre sezioni. No, no, ma ci mancherebbe. No, volevo ricordare a tutti i partecipanti che provvederemo successivamente alla pubblicazione dei materiali didattici anche alla pubblicazione delle FAQ. Non Sì. immediatamente Ah, alla pubblicazione, non in non mi ero contemporanea accorto. con la pubblicazione dei materiali didattici, Mi ma scuso. provvederemo sicuramente. Se vuole può fare i suoi saluti tranquillamente. Sì. E vabbè, vi ringrazio tutti per aver partecipato così numerosi e per essere stati fino ad ora collegati. E Grazie veramente, come dottor ha Solla, per detto l'ottima la dottoressa, esposizione. Molti sono provvederemo stati i poi a complimenti che compilare le l'hanno fatto. E FAQ e auguro a auguro tutti i buona Pasqua a tutti, partecipanti visto che una oramai buona ci siamo Pasqua. La vicino, nonostante il Fondazione IFE periodo l'augura a tutti i particolare. partecipanti una E buona vi ringrazio Pasqua e una ancora buona giornata. tantissimo per Grazie a tutti per l'attenzione e per essere la stati con noi. partecipazione che mi avete dato. Buongiorno.